a tutti, popolo del tubo, bentornati su GTA Real Life. Sentite che casino, ragazzi, qui in mezzo al traffico. Oggi, ragazzi, faccio il mio turno da poliziotto e quindi sto andando in centrale a prendere la macchina di servizio. Ok, andiamo e arriviamo in centrale. Buongiorno, ragazzi. Ciao colleghi, buongiorno, passo di qui, non vi scomodate a farmi passare. E ok ragazzi, entriamo nella stazione di polizia. Entriamo subito in servizio, amici ascoltatori. E si inizia, ragazzi, si inizia. Inizia una dura giornata di lavoro, speriamo non troppo dura. E vediamo un po'. Allora, vediamo subito che tipo di polizia vogliamo essere. Io direi quella normale, però vediamo un attimo. FBI mi sembra esagerato, ma sì, quella normale, maschio, femmina, maschietto. Vediamo un po' come vogliamo essere. Così, io sono bianchiccio e quindi cerco sempre di essere bianchiccio. Ok, maniche corte, fa molto figo. Voglio tutto, tutti i gadget. Una pistola, sì, pistola. Insegna, no, i gradi no, dai, quelli con i gradi alla fine stanno sempre in centrale, non stanno mai in giro, ci vanno quelli senza gradi in giro, raga. Ok, vediamo un po' che tipo di macchinetta vogliamo. Ma che? Le macchine con la neve? No, dacci quelle normali, dammi quelle normali, che aereo. Prendo questa, dai, che figa, la sirena la mettiamo, l'extra la mettiamo, select e continue. E andiamo in turno, ragazzi. Andiamo in turno, ragazzi. Vado e vediamo un po' che cosa prospetta la giornata di lavoro. Intanto facciamo un tranquillo pattugliamento. Devo dare poco gas, ragazzi, perché queste macchine qua sono veramente veloci, velocissime. E se do un po' di gas rischio di ammucchiamme con qualcuno, ragazzi, come si suol dire, ammucchiamme. Chissà nelle vostre parti come si dice ammucchiamme, ammucchiarsi in italiano, non è niente di... Ma comunque, se era giornata che pare tranquilla, ai. Poi anche caldo oggi, raga, qui, mamma mia, sia se nella vita reale, sia dentro GTA. Vogliamo fare qualche controllo di routine, ragazzi? Che dite? Facciamo qualche controllino di routine? Ok, accendiamo. Oh! Aspetta che c'è una chiamata. C'è una chiamata, raga. Ok. Ok, la prendo io, ragazzi. C'è una chiamata, quindi sirene spiegate. E si va cercando di non uccidere troppi civili. Vediamo un po' quello che cacchio succede. Oh, a campo di golf. Ma che cacchio succede a campo di golf? Ok, andiamo dentro, ragazzi. Non so quello che cacchio succede. C'è un'emergenza a campo di golf. Cioè, non avrei mai pensato di gestire un'emergenza a campo di golf. Che si sparano, ragazzi. Spariamo pure noi. Ok. Spariamo, ragazzi. Spariamo a campo di golf. Cacchio, qui ci vogliono i rinforzi, raga. Alt più B, chiamiamo i rinforzi. Ok. Codice 3, ragazzi. Codice 3, forza. Ok, ragazzi, ho chiamato i rinforzi. Ho sbagliato strada, mi sa, però. Speriamo che qua ci siano. Ah, beh, ma loro stanno chiusi dentro. Ok, ragazzi, ok. Sempre un po' di distanza perché non vorrei che ci ammazzano. Ok, li abbiamo ammazzati, mi sa. Ci sono quelli a piedi. Ok, abbiamo fatto una strage. Fermo. Ragazzi, questo non si ferma. È ferito, ma non si ferma. Che devo fare? Un attimo che lo vado a rincorrere, che tanto è ferita una gamba. Fermo. Fermati. Non si ferma, raga. Cozzozzo, te faccio fermare io. Ecco, è caduto, buono. Non si ferma, raga. Ecco, ci pensano i colleghi, perfetto. Okay. Mettete giù.
Perfetto, arrestato. Ne abbiamo ammazzati tre e arrestato uno. Perfetto, ragazzi. Io dovevo fare il poliziotto, ragazzi. Vedete che ordine che portavo, ragazzi, nella vita reale. Ok, ci pensa Robby, che ama le maniere forti. Nessun rispetto per i delinquenti, Jones. Ok, ragazzi, io torno in vettura e aspettiamo qualche altra chiamata. Cavolo, mi sto veramente gasando. Ok, ragazzi, siamo tornati in pattugliamento. Come vedete, la macchina ha subito qualche piccolo disastro, diciamo, qualche piccolo problemino, però abbiamo dovuto, ragazzi, sparare al finestrino, quindi non è che è stata una cosa tanto facile. E mentre che noi aspettiamo diciamo notizie dalla centrale, io vado a fare un piccolo controllino a questo qua, vediamo un po'. Fermati. Ecco, sei fortunato che c'è una chiamata. È pure qui vicino, raga, che succede qua? Raga, è pure qua vicino, scusate che vado contromano, ma è proprio qua vicino. Accendo le sirene. Che cacchio succede? Poi a fine giornata, raga, faremo qualche cosa. Mi sta spaccando mezza città, scusate. Vabbè, purtroppo sto guardando la mappa e non riesco a guardare dove guido. Dicevo, prima della fine della puntata faremo anche dei controllini stradali e vediamo un attimo chi sta a regola con la patente e chi no. Ok, ragazzi, dobbiamo cercare di velocizzarci qui, perché sennò questo ci sfugge. Ok, sta di qua. Dobbiamo stare attenti, raga, che questa è una zona residenziale. Cerchiamo di ammazzare qualche innocente. Questi qui c'è un conflitto a fuoco, raga. C'è un conflitto a fuoco. L'ho trovato. Purtroppo non guido benissimo, ma li ho trovati. Mamma mia, quanto vanno veloce. Cioè, la macchina della polizia, raga, la macchina va velocissima, ma questi vanno ancora più veloci. E che cacchio di macchina c'hanno? Ok, hanno preso per campi? No. Ok, si sono cappottati, io gli sparo alle ruote. Nessuna pietà, ragazzi, non seccate due, raga. C'è il terzo, vuoi fare il duro, vuoi giocare, eh? Arrestati, affermati. Ok, bella, fermati, bella. Niente, non si è fermata. T'ho detto, ok. Ok, hanno fatto una brutta fine, quindi anche questa emergenza è rientrata. Erano quattro, centrale, quattro delinquenti in meno. Perfetto. Quattro delinquenti in meno, ragazzi. E anche sta giornata di lavoro volge quasi al termine. Nessuno si è fatto male, o quasi. Vabbè, dai, arriverà il coroner. Un'altra chiamata, vediamo un po'. Mamma mia, raga, che giornata. Io lo sapevo che questa era una giornata pregna. E non è una parolaccia, pregna. Vediamo un po'. Comunque uno l'abbiamo arrestato, dai. Non dite che Robby ammazza tutti, che è un poliziotto pazzo. Non è vero. Sì, uso le maniere un po' fortine, possiamo dire. Però ecco, uno si è salvato. Cioè, quando è possibile, anche Robby arresta. Mi sa che questo, raga, ci scappa. Questo mi sa che ci scappa. Ci provo. Ma guardate dove si... no, ci è scappato. Mi dispiace, raga, stava troppo lontano. Accosta. No, non la prendo la chiamata, perché adesso non accosta. Accosta. Ecco. Mi scusi, accosti. Vediamo un po' la signorina, poi il signore, perché non si fermava. Signorina, perché non si fermava? Allora, hello. Andiamo con le buone. Via patente libretto. Forza, signorina. Patente libretto e vado a controllare. Katie Kiev. Ok, andiamo a controllare Katie Kiev. Dal computer di bordo. Katie Kiev. Vediamo un po' se il computer trova. Licenza è valida e nessuno. Ok, signorina, lei sta a posto, tutto a posto. Si riprenda tutto. Hello. Tutto a posto. Stia attenta e se ne vada. Tutto a posto, ragazzi. La signorina era in regola. La prima fermata, diciamo, è andata bene. Ok. No, non tutti sono... No, signorina, non si agiti, basta, lei in regola.
Io posso passare anche col rosso, quindi vado tranquillamente. Vediamo questo qua. No, vabbè, dai, questo sta ripartendo, lasciamolo perdere. Qua che c'è il rosso, qua che c'è il rosso, facciamo proprio gli stronzetti. Oh, la io quando vedo i macchinoni, ragazzi, un attratto a fermarli. Scenda, signorina, scenda dal veicolo. No, c'ho da fare, signorina, c'ho da fare. Vediamo un po', sì, rispondo io alla chiamata. Vediamo un po' quello che succede, raga. Rispondo io alla chiamata. Raga, forse l'ho raggiunto con la macchina spaccata, ma l'ho raggiunto. Ragazzi. È fine turno ormai, eh. Speriamo che sto fine turno non si... Mamma mia, sentite la macchina. Non fanno più nemmeno le sirene. Però ragazzi, ormai ci sono. L'ho raggiunto, raga. Questo sicuramente è uno spacciatore ecuadoregno che è sceso dall'aereo. L'ho raggiunto. Bastardo, mi hai fatto pena per raggiungerti. Adesso gli buchiamo le ruote. Proviamo a bucargli le ruote. Ma non va mai a fuoco questo. Magari c'è solo la pistola. Ma che c'è? Che cambi proiettile questo? La miseria. Mo muoio io, guarda, eh. Mo muoio io, gira. Oh, questo non muore, raga. Ma che c'ha la macchina? Oh. Mamma mia. Ma c'ha la macchina antiproiettile. Ma che è? Raga, mi tocca chiamare l'unità qua. L'aiuti. Codice 3, raga. Codice 3. Forza. Ho sbagliato tasto. Forza. Cioè, questo non muore mai. Ci riproviamo, eh. Ma ormai c'è tutto il posto del blocco davanti. Dov'hai, ciccio? E dai, apri. Dov'hai, ciccio? C'è tutto il posto del blocco davanti. Anche se voi sapete che il posto del blocco qua non è che... Oh! Li secco tutti. Cerchiamo di arrestarne, di arrestarli. Buoni, fermi, giù. A posto, ragazzi, i due li abbiamo arrestati. Perfetto. Ma voglio vedere, ma che macchina c'avevano, ragazzi? Che cacchio di macchina è? Porco ciuda, non si rompeva il vetro, guardate. Praticamente indistruttibile, ma pensa te questi, oh. Ok, ragazzi. Io, ragazzi, vi ringrazio di aver seguito questa puntata. Però prima di chiudere tutta la puntata, ok, qui adesso li arresteranno, faranno tutte le cose di rito. Io saluto tutti quelli che hanno commentato l'altro video di GTA, che sono Marco De Angelis, Tig04, Matteo Gatto, Francesco Mela e Taliesine, Davide Pastore, Samuele Vaschetto e Michael Farmer 92. Quindi grazie a tutti, ragazzi, mi raccomando, lasciate un bel polliciotto, io ritorno in centrale, in descrizione ci sono tutti i miei social e anche il link per comprare i giochi, tra cui GTA, ragazzi, su Insta Gaming a prezzo scontatissimo, mi sembra che GTA sta sui 28 euro, quindi vi lascio immaginare. Io torno con la macchina scaricata in centrale, ragazzi, grazie a tutti e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!